Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Il Collezionista, io sono Andrea e oggi vi porto un nuovo video. Allora, oggi vi porto un'altra icona horror, sempre della Sideshow, come promesso anche nell'ultimo video di Freddy Krueger. In questo caso parleremo di Jason Voorhees, dalla saga Venerdì 13, una doll, come detto, della Sideshow, in questo caso tratta anche dal terzo capitolo del franchise, anche se in questo caso pure non c'è scritto che tratta da dal primo, dal secondo, dal terzo o dal quinto, settimo di tutti i film che esistono di Venerdì 13. Questa è una cosa che devo dire, non riesco a capire dalla Sideshow perché non specificare da quale film è tratto, perché essendo che ne esistono così tanti, credo sarebbe un vantaggio anche sapere da quale film è tratto. Solo i fan sapranno questa cosa o si ricorderanno l'outfit. Però per chi non se lo ricorda potrebbe dire adesso da quale capitolo è tratto? Comunque, sì, è dal terzo. Detto questo, direi di passare direttamente alla scatola. Scatola, come nel caso di Freddy, anche molto compatta. Abbiamo un'immagine del nostro personaggio, anche se devo dire questa qui è una cosa molto strana. L'outfit che viene mostrato sulla scatola è leggermente diverso rispetto a quello che vedremo nella nostra doll. A cosa mi riferisco? Qui per esempio la camicia è tenuta su un blu scuro, invece nella doll è un verde scuro. Quindi questa cosa non riesco a capire, però è così. La scritta Venerdì 13 è tenuta su questo rosso qui in alto, in basso al nostro personaggio Jason Voorhees, il nome del nostro personaggio, il logo Sideshow, Cityscape Figure. Sui bordi di nuovo solo il nome del film, Venerdì 13, Friday the 13. Dietro abbiamo di nuovo un'immagine del nostro Jason Voorhees in posizione di attacco con questa accetta. Il nome del nostro personaggio, Jason Voorhees, Venerdì 13, Sideshow.com. Niente di particolare, questo è tutto. Qui tra l'altro abbiamo un altro accessorio che avremo con la nostra doll, il macete. A parte l'accetta. Detto questo, ragazzi, direi di passare al nostro Jason, quindi a tra poco. Ok ragazzi, continuiamo con gli accessori. In questo caso pure non sono tantissimi come nel caso di Freddy, però almeno abbiamo alcuni accessori molto interessanti che adesso però non vedete perché sono già posizionati sulla doll. In tutto abbiamo 4 mani di ricambio, 2 rilassate e 2 per tenere i due accessori che vengono dati a disposizione con questa doll. Come anche nel caso di Freddy, ogni mano ha il proprio peg. Un altro accessorio che vi posso mostrare è la base originale, che è questa qui, come anche nel caso di Freddy Krueger, purtroppo noiosissima, completamente nera, con la scritta del franchise, Friday the 13, neanche una targhetta con il nome. E sì, come detto, questo qui è di nuovo tutto quello che viene dato a disposizione. Adesso però passiamo alla nostra doll, e soprattutto anche il motivo per cui quel giorno io presi questa doll, perché era già costumizzata. Chi l'aveva fatta l'aveva venduta così a questo collezionista, e io quel giorno quando fui a casa sua e vidi le sue doll, vidi questo Jason e notai dei particolari che non ricordavo che avesse la doll, almeno per quel poco che me la ricordavo. Ho detto: ma è così già di base? Dice: no, no, guarda che è stata fatta, è stata weatherizzata e hanno fatto anche un repaint. Ho detto: però quello che l'ha fatto, devo dire, mi piace molto. E a poco scopriremo tutti i dettagli. Allora, prima di tutto, questi stivali marrone scuro, pure weatherizzati, come vedete abbiamo degli schizzi di sangue sulle scarpe e soprattutto sul pantalone, cosa che di base la doll non ha. Se non mi sbaglio, solo nelle mani abbiamo degli spruzzi di sangue già di base, ma per il resto no, soprattutto quando saliremo ancora più in alto questa cosa la noteremo meglio. Questo invece dovrebbe essere già di base così, il macete con il sangue sulla lama. Il macete in questo caso è in plastica, però comunque con un buon paint, devo dire, mi piace. Come detto, la mano ha anche questi spruzzi di sangue che, se non mi sbaglio, dovrebbe essere però già di base. Come potete vedere però ce ne sono già anche altri, per esempio sparsi su tutta la camicia. Saliamo un altro po'. Vero, altra cosa che bisogna dire, questo qui non è adesso un body normale, perché è stato realizzato apposta proprio per il nostro personaggio, quindi molto grande, molto massiccio. La parte superiore del corpo è proprio uno strato di gomma fatto apposta proprio per il nostro personaggio, il nostro Jason. Di solito, tra l'altro, ha questa camicia, non una camicia, scusate, una maglietta bianca, sporca, però tipo un po' giallina.
adesso qui non lo so se si noterà, ma anche per esempio le braccia in parte sono state fatte, o no in parte, come detto, la parte superiore del corpo è stata fatta apposta proprio per questo personaggio. Un altro accessorio che viene dato a disposizione è questa accetta molto lunga, con la lama pure sporca di sangue, molto molto bella, anche in plastica, però in questo caso pure almeno un secondo accessorio che viene dato a disposizione, come detto abbiamo il macete e l'accetta. Adesso passiamo però al pezzo forte che è l'head sculpt, o la parte superiore del corpo, che è stata, come detto, sia weatherizzata che fatto anche un repaint, cosa che per esempio nella versione originale non è così. Come detto abbiamo la camicia che è sporca, il collo, abbiamo questi spruzzi di sangue, l'orecchio destro e anche il capo è, come detto, stato praticamente sporcato e weatherizzato con questo effetto sangue. La maschera è stata pure ripitturata, quindi c'è stato un repaint. Devo dire che mi piace molto. Adesso magari non so se si noterà, però dal vivo questa cosa si nota sicuramente molto di più. Adesso però non riesco a mostrarvi benissimo gli occhi, però mi ricordo adesso che io comunque ho fatto una cosa. Questo per esempio è un problema che ho riscontrato con questa doll. La testa in questo caso, adesso nel mio caso, è solo appoggiata. Perché? Per il semplice motivo, il peg originale della Sideshow è stato ideato così male che se voi posizionate la testa con il peg avrete uno stacco fra la testa e il collo. Almeno davanti si noterà di meno, ma messa la doll per esempio in tre quarti si noterà molto di più. Quindi io l'ho tolto praticamente il peg che c'è all'interno, si può togliere tranquillamente senza adesso danneggiare qualcosa, e ho posizionato la testa proprio sul collo come dovrebbe essere. Tra l'altro, come potete vedere, anche l'occhio è stato rifatto, devo dire mi piace davvero molto. La maschera comunque è fissa, abbiamo queste cinghie che sono comunque vere, non sono scolpite. Però il tutto non è ideato per togliere la maschera. In questo caso però, come per esempio è stato per il Freddy Krueger, dove c'era il cappello che non si poteva togliere, in questo caso non dà fastidio perché il personaggio essenzialmente noi lo vediamo sempre con la maschera. Quindi in questo caso mi va più che bene. Come detto, adesso la testa è proprio appoggiata sul collo, invece se ci sarebbe il peg dava questo stacco che mi dava davvero molto molto fastidio, non mi piaceva completamente. Ok. Detto questo, ragazzi, la maschera, come detto, è molto figa, questa maschera da hockey che ha il nostro personaggio. Come detto, questa qui è comunque una doll customizzata, io l'ho comprata così per come la vedete, e così mi piaceva anche molto perché di base è molto pulito, non ha tantissimo, come detto, se non mi sbaglio, solo le mani, queste qui adesso che lui ha per tenere questi due accessori sono sporchi di sangue, se non ricordo male, il resto però no. Quindi devo dire, questa cosa mi è piaciuta, o mi piacque così tanto da recuperare il personaggio, soprattutto perché, come vi raccontai anche nel video di Freddy Krueger, il prezzo era così ottimo per tutte e due le doll che ho detto dai, sono due personaggi che comunque vanno bene anche esposti insieme, perché c'è stato quel crossover proprio del film Freddy contro Jason, quindi ci sta davvero tanto questi due personaggi. Sono tra l'altro anche dei pochissimi personaggi horror che fanno parte della mia collezione, a parte quei due franchise che io amo tanto, che sono Alien e Predator, però sono altri personaggi tratti da franchise completamente differenti, come per esempio adesso un Freddy Krueger o un Jason Voorhees. Detto questo, ragazzi, adesso direi di fare un taglio e passare alla parte finale e tirare un po' le somme su questa doll. Quindi, a tra poco. Ok, ragazzi, parte finale. Come vedete, il nostro Jason sta girando. Che dire su questa doll? Allora, partiamo intanto con la questione qualità prezzo. Io do per scontato che questa doll avrà avuto un prezzo molto simile a quello di Freddy, penso avrà avuto forse addirittura lo stesso prezzo, perché di solito Sideshow adesso non cambia da doll a doll il prezzo in modo esagerato, a meno che non sia un qualcosa di molto particolare che va a cambiare tantissimo. Quindi, come detto, do per scontato che sarà costato più o meno come Freddy. Solo in questo caso, secondo me, posso giustificare di più il prezzo, anche se la doll comunque di base non sarà come adesso la mia, quindi weatherizzata, sporca di sangue, ripiente della maschera, eccetera eccetera, però di base comunque avremo già almeno due accessori fondamentali per il nostro personaggio, come detto il macete e l'accetta. Però
calcolando anche il fatto che abbiamo un body completamente fatto su misura per il nostro personaggio, perché come ho detto, questo qui non è un classico body. Se voi proprio alzate le maniche oppure sfogliate un po' la doll, potete vedere anche video, altri video su YouTube su altri che l'hanno fatto, noterete che la parte superiore del corpo è completamente fatta apposta per lui, è proprio una strato di gomma, quindi deformato, e come detto c'è lavoro in più. Per questo, per questa doll hanno ideato proprio un altro body, quindi la questione qualità e prezzo in questo caso ancora posso capirla, ci può stare, e almeno abbiamo alcuni accessori per disporre la nostra doll come si deve. Detto questo, il body comunque, anche come nel caso di Freddy, magari esporlo senza base potrebbe di nuovo essere un po' un problema. Ho notato che queste doll size in generale hanno un po' queste gambe molle, quindi trovare proprio un equilibrio senza stand è un po' un problema, però uno stand a disposizione viene dato, quindi anche io vi consiglierei comunque di esporre questa doll con uno stand. Lati positivi o negativi che ho potuto riscontrare, come detto, questa storia adesso dello sculpt che aveva questo stacco un po' con il collo, con il peg originale, però adesso è stata un po' una sciocchezza perché si può risolvere facilmente per come ho spiegato anche prima. Altre cose negative, devo dire, non ne ho riscontrate tantissime, forse magari di nuovo la base molto semplice, niente di particolare, però nel complesso, come cose positive, posso sicuramente dire il body che è molto grande, molto massiccio, è fatto apposta per il nostro personaggio. Abbiamo comunque due accessori belli e significativi per il nostro personaggio, come detto il machete e l'accetta, la maschera, cosa chiaramente iconica proprio per il nostro personaggio, e una buona articolazione. La maggior parte delle pose, diciamo, da ricreare con il nostro Jason si possono fare, quindi direi che va molto bene il tutto. Detto questo, da parte mia questo Jason Voorhees si becca un, calcolando anche la questione qualità prezzo, per me è un 8 e mezzo. Doll comunque, chiaro, io adesso do un voto comunque per la doll base, quindi 8 e mezzo. Nella mia versione, personalmente, se dovrei dare un voto per come mi piace a me, direi più un 9, un mezzo punto in più, perché secondo me fa la differenza tutto questo effetto sporco di sangue, il repaint della maschera, calcolando comunque che è un personaggio horror molto brutale, secondo me è molto azzeccato. Come detto, 8 e mezzo da parte mia, ragazzi. Come al solito vi ringrazio della vostra attenzione. Vi invito sempre a lasciare un like, a scrivere nei commenti cosa ne pensate, se anche voi avete recuperato questo personaggio, a passare alla mia pagina Facebook Wildscale Italy, la mia pagina Instagram Il Collezionista 1988, a non dimenticarvi di iscrivervi al mio canale. Questo è tutto, e facciamo girare il buon Jason ancora una volta. Come potete vedere, davvero una doll molto imponente, molto massiccia. Ok ragazzi, questo è tutto, alla prossima!